Allora, innanzitutto buongiorno, ci sono anche dei rappresentanti, oltre ai funzionari, i funzionari della regione che si occupano di azioni tese alla valorizzazione appunto del sistema imprenditoriale legato alle cooperative. Abbiamo anche dei diretti portatori di interessi qui presenti, che saluto. E allora, mi fa molto piacere presentare questo bando, titolo specifico è Investimenti produttivi per le piccole e medie imprese cooperative. Ringrazio il dirigente Silvano Pertini per aver condiviso con me questa iniziativa. Mi piace sottolineare, l'ho detto prima nell'intervista, che è la prima volta che nei fondi PORT-ESRE, nelle risorse, ci sia un bando specifico proprio per il sistema delle imprese cooperative. E, come ho detto anche nell'intervista, nella recente visita della Presidente Meloni, quando è stato firmato ad Acqualagna quel famoso accordo sul ex piano PO, che adesso invece si chiama piano rotativo, com'è? Fondo rotativo, abbiamo anche lì destinato 1 milione di euro proprio per le imprese cooperative, e ci sarà poi, quando saremo, diciamo, attivi operativi, ci sarà anche lì un ulteriore bando di circa 1 milione di euro, più o meno simile, anche se non del tutto, perché c'è una riserva specifica proprio per il sostegno alla gestione stessa delle imprese cooperative, però comunque ci sarà un altro bando simile a questo. Quindi in sostanza sviluppiamo circa 2 milioni e mezzo di euro. Scusate, di più, 2 più 3 milioni e mezzo di euro proprio a favore di bandi, ripeto, specifici, non all'interno di altre azioni, riservati alle imprese cooperative che svolgono attività economiche. Questo perché cosa? Perché io credo che sia importante e utile riconoscere alle imprese cooperative il valore sociale che rappresentano nel contesto anche ovviamente socio-economico della Regione Marche, e al radicamento che hanno nel territorio marchigiano. Quindi è un riconoscere appunto questo valore e un sostenere le cooperative proprio anche a livello di sistema economico, perché comunque tra le varie funzioni, ad esempio, ed è tema anche recente, no? Attraverso le cooperative, il lavoro delle cooperative, la funzione delle cooperative nel territorio, noi possiamo anche implementare e valorizzare, ad esempio, i sistemi di filiera, che per noi rappresentano attualmente un valore fondamentale per ricreare un ecosistema valido imprenditoriale marchigiano, cioè proprio il concetto di filiera, dove appunto. Tra l'altro è un concetto stesso che guarda anche come concetto generale, proprio alla cooperazione, alla rete, ha una funzione economico ma anche sociale, no? A partire dal prodotto, costruire una filiera di trasformazione locale e poi di commercializzazione, no? È uno degli obiettivi che questa regione si sta cercando di così imprimere a vari livelli, dall'agricoltura all'industria, all'agroalimentare, eccetera. Quindi, ecco, dicevo, ritornando al nostro bando che aprirà il 18 dicembre ufficialmente, chiuderà il 29 di febbraio, e nello specifico, poi il dettaglio ovviamente sarà il dirigente Bertina ad illustrarlo. Però parliamo di 2.235.000 euro, di cui quasi 1,5 milioni per investimenti in ammodernamento tecnologico. In sostanza, diciamo, si possono fare interventi, acquisti di macchinari, interventi edili funzionali
all'installazione degli stessi, oppure anche investimenti in materiali come acquisto di brevetti, di software, di marchi, quindi anche spese appunto di gestionali dell'impresa, spese di progettazione e consulenze tecniche. Poi ci sono 750.000 euro a favore proprio anche della nascita di nuove imprese cooperative. Tra le diciamo premialità dei progetti presentati daremo significativa importanza a chi produrrà progetti che hanno un impatto energetico ambientale, nel senso che siano quindi progetti in cui l'energia, la sostenibilità, l'efficientamento energetico siano importanti, anche sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. Voi sapete che come Regione Marche e come assessorato in modo specifico abbiamo firmato un protocollo tra tutti i sindacati e tutte le aziende qualche mese fa, prima regione, credo unica in Italia, dove nei nostri bandi chiediamo sempre o delle priorità, inseriamo sempre delle priorità o addirittura anche delle premialità economiche per chi attua il welfare aziendale, quindi sicurezza sul lavoro, benessere del lavoratore. E poi va bene, ripeto, nello specifico entrerà Silvano. Mi limito a dire che quindi oltre questo bando, oltre al prossimo che di 1 milione molto simile a questo, quando sarà operativo il fondo rotativo firmato ad Acqualagna, come dicevo, tra il presidente Acquaroli e il presidente del Consiglio Meloni, noi in tutto ciò iniziamo a mettere mano anche alla riforma della legge 5 del 2003, che è la legge che appunto regola il sistema delle cooperative qui nella nostra regione. Credo che ce ne sia bisogno, c'è bisogno di un aggiornamento, cosa in sostanza, anche qui mi riallaccio un po' a quello che avevo detto prima, vogliamo mettere in risalto lo spirito mutualistico attraverso questa legge che rappresenta appunto e caratterizza le cooperative, le nostre cooperative, e poi cercare di individuare alcuni punti, ma questo ovviamente sarà poi la legge, sarà tavolo di ampio confronto con tutto il sistema cooperativo qui presente anche, però intanto vi lancio quelli che possono essere anche gli spunti sui quali poi ci confronteremo. E noi parliamo di comunità energetiche rinnovabili, credo che le cooperative, proprio anche per l'essenza stessa, siano perfettamente assimilabili anche a questo discorso delle comunità energetiche rinnovabili. Tratteremo poi di cooperative di comunità, i servizi sul territorio. Noi abbiamo questa legge su borghi, ad esempio, no? Dove cerchiamo anche di ricreare vita e di dare un po' appunto vita a queste zone dell'entroterra, quindi fondamentali i servizi, l'erogazione dei servizi sul territorio, e qui secondo noi anche il concetto, il discorso delle cooperative di comunità ovviamente può essere portato avanti. Poi sempre nella legge, riferito alle funzioni delle cooperative, anche il discorso legato a tutto il sistema sociale del terzo settore e poi anche quello culturale, dove insomma le cooperative hanno la loro. Sì, faremo ovviamente una consulta. Adesso queste sono degli piccoli stimoli da analizzare e concretizzare. Io mi fermo qui. E invito Silvano alla presentazione proprio del bando. La presentazione del bando. Siete in primo piano. Il bando ripercorre un po' uno schema già attuato per imprese artigiane e per imprese industriali, quindi non ci distanziamo molto da quello schema lì. Ovviamente ci sono delle specificità per le imprese cooperative, in parte che avevamo già considerato, in parte che sono venute fuori anche dalla consultazione che avevamo avviato tempo fa
prima di mettere a piedi questo bando. La questione, come diceva l'assessore, è di 2.235.000 euro, suddivisa due terzi e un terzo, possiamo andare nelle cifre puntuali, una parte per l'innovazione, diciamo, di e l'ammodernamento tecnologico delle cooperative esistenti e l'altra parte per la creazione di nuove unità produttive per nuove imprese cooperative. Preciso che, appunto, stando sul FESR, parlando di settore, dell'obiettivo competitività, ci rivolgiamo a un mondo particolare delle cooperative, non a tutte, in questo caso l'argomento lo potremo fare nel bando successivo che citava l'assessore, in questo caso ci rivolgiamo esclusivamente alle cooperative di produzione e lavoro e anche alle cooperative di, sociali di tipo B, perché comunque fanno svolgono l'attività produttiva. Diciamo. Le priorità, come diceva l'assessore, sono per impianti, diciamo, di nuovi impianti produttivi che modernizzino l'attività svolta dalle imprese e la rendono più efficiente, più produttiva, ma soprattutto che consentano anche il famoso impatto di sostenibilità, quindi in termini di risparmio energetico, di minore impatto ambientale e maggiore sicurezza sul lavoro. Le imprese ovviamente devono essere sul territorio regionale, sono alcune delle condizioni minime che abbiamo richiesto, ce ne sono altre specifiche anche per il mondo delle cooperative, cosa che io non conoscevo, la revisione eccetera eccetera, che ci avete già fatto le vostre osservazioni, comunque devono essere cooperative del territorio marchigiano. Il soglia di investimento è veramente accessibile, 15.000 euro, quindi non è particolarmente onerosa. Le spese, come citava già l'assessore, possono riguardare sia la parte edilizia, ma ovviamente funzionalmente a un progetto di espansione e riorganizzazione produttiva, in senso generico. Gli investimenti tecnologici, quindi macchinari, attrezzature, hardware, ovviamente di nuova fabbricazione, nuovo uso. Gli investimenti immateriali, cioè tutto ciò che non è tangibile ma che comunque si può registrare a cespite, quindi che può andare a far parte del patrimonio dell'azienda, quindi brevetti, licenze, software, disegni, marchi e quant'altro. C'è una parte di progettazione, ovviamente collegata alle prime spese, quindi alla riprogettazione edilizia e alla installazione dei macchinari, ma anche consulenze tecniche in senso più generale, quindi sia progettazione che consulenze tecniche. Ovviamente sono escluse le consulenze ordinarie, consulenze amministrative e quant'altro, anche quelle per la presentazione del progetto non possono rientrare. Scopo, diciamo, di semplificazione, c'è una parte di spese generali che non vanno rendicontate, sono al 7%, sono forfettarie, e devono essere il 7% delle spese per investimento. Per la tipologia A possono arrivare al 15% per la tipologia B, cioè per le nuove imprese. Queste sono le spese che dicevo prima, le spese non ammissibili, sostanzialmente le spese non di investimento, le spese amministrative e quant'altro. Le fatture sotto i 100 euro non le accettiamo. Non c'è più una slide sulle modalità di pagamento, ma ovviamente gli scontrini fiscali non sono accettati, bisogna fare o il bonifico o la ricevuta bancaria. L'assegno. I contributi, ecco, questa è la cosa che ovviamente interessa di più. Ci sono due possibilità, con dei pro e dei contro ciascuna, diciamo. Si può scegliere la seconda riga, cioè il de minimis, che dà anche il 50% di quello che viene speso, e dà anche un altro vantaggio, che col de minimis si possono recuperare spese già fatte, fatta anche prima della presentazione della domanda, però purché il progetto sia ancora in corso, quindi deve ancora essere concluso.
Nell'altra ipotesi, nell'ambito del regime di esenzione, si applicano i contributi normali, che sono il 10% per le medie imprese, quindi da imprese che vanno da 50 a 250, 249 per esattezza, il 20% per le piccole imprese fino a 49 addetti. Nelle aree, diciamo, che rientrano nella carta degli aiuti, che sono soprattutto nella provincia di Ascoli, Fermo e Macerata, per la provincia di Ancona, la parte del distretto fabianese, e pochissimo, diciamo, nella provincia di Pesaro Urbino, c'è una maggiorazione del 15%, quindi diventa 10 diventa 25 e 20 diventa 35. Però qui si può arrivare anche fino a 300.000 euro di contributo, vuol dire progetti anche di una certa importanza. Ma se ci sono dei progetti industriali, potrebbero essere, diciamo, potrebbe essere dei bei finanziamenti. In termini sempre di flessibilità e di semplificazione, le variazioni, diciamo, delle singole voci di spesa sono accettabili, non c'è bisogno di chiedere un'autorizzazione se sono fino al 20% in aumento. È chiaro che un 20% in aumento di una spesa poi deve essere ovviamente compensato da una riduzione delle altre spese. Se ci sono variazioni più complesse che sono dovute a cambiamenti di scenari tecnologici e cambiamenti di offerta di determinati prodotti o cambiamento di scenari di mercato, ovviamente va richiesta l'autorizzazione. Bisogna fare attenzione che non sia un elemento che abbia contribuito alla valutazione positiva del progetto, perché in quel caso potrebbe essere rivalutato. Cioè, se un determinato acquisto aveva un impatto anche sulla valutazione, sarebbe bene, diciamo, guardarci bene prima di modificare. Vanno comunicate anche le operazioni straordinarie di imprese, quindi acquisizioni, fusioni, incorporazioni, normalmente sono accettate tranne il caso in cui ci sia una grande impresa che incorpora o acquisisce in maggioranza una piccola impresa. Il vincolo di stabilità dell'operazione è 3 anni dopo la fine del progetto, quindi entro 3 anni ci può essere un controllo per vedere se l'investimento è mantenuto, se funziona, se non è stato alienato e quant'altro. La durata dei progetti è di 12 mesi, prorogabili di 3, la rendicontazione va fatta 60 giorni dopo. Ovviamente la proroga va chiesta un minimo di anticipo, cioè il tempo di rispondere, 20 giorni. Quindi. Questi sono i criteri di valutazione, sono abbastanza scontati, diciamo così. Per le regole del POR c'è una componente, diciamo, di qualità del progetto che deve arrivare al massimo a 40 punti, che è costituita dalla qualità e chiarezza della rappresentazione del progetto, dal livello di cantierabilità e dalla capacità economica, diciamo, la sostenibilità economica del progetto. 60 punti invece vanno dati a fattori che determinano l'efficacia del progetto, quindi l'impatto sulla sicurezza del lavoro, sulla sostenibilità energetica ambientale, il contenuto innovativo e la congruità e la pertinenza dei costi. Ovviamente questo verrà valutato da dei tecnici indipendenti dai funzionari regionali. Mi diceva l'assessore, apre il 18 dicembre, quindi da oggi che uscirà il decreto, insomma lo vedrete domani sul sito, ci sarà un po' di tempo per organizzarsi, per presentare la domanda dal 18 dicembre in poi, fino al 29 febbraio, quindi mi sembra abbastanza tempo. Non c'è un ordine cronologico, quindi non c'è bisogno di correre, l'importante è fare i progetti fatti bene. E qui ci sono alcuni richiami importanti, il divieto di cumulo, queste sono cose abbastanza scontate, il divieto di doppio finanziamento FESR. Qui bisogna soprattutto fare attenzione se si ricorre a uno strumento finanziario che è finanziato dal FESR, perché può determinare l'intersezione di due finanziamenti e quello ci creerebbe problemi. L'obbligo di mantenimento l'abbiamo già detto, la targa sugli acquisti che vengono fatti, sugli investimenti che vengono realizzati, anche sui siti web ci deve essere indicato che la cosa è stata fatta con fondi FESR, che è appena revoca della spesa.
E poi c'è il DNSH, che è stata una sorpresa recente, che significa l'attestazione della prestazione energetica ambientale dei, dei macchinari e degli edifici che vengono realizzati. Sul bando c'è scritto, come adesso non mi dilungo, quindi ci vuole o la certificazione energetica o un fornitore certificato o altri elementi, o se proprio non c'è niente, è una dichiarazione di un tecnico abilitato. Dopo sui beni materiali ovviamente questi non vanno chiesti, questi sono gli elementi fondamentali del progetto, del bando. Il bando va presentato ovviamente sul sistema informatico, su SIGEF, dove c'è NetDesk, se ci sono difficoltà ovviamente sia noi che i tecnici siamo a disposizione. Grazie. Allora, bene. Infatti se ci sono domande, però non so, siccome ci sono alcuni rappresentanti, magari mi piacerebbe sentire se volete intervenire. No, fate voi, gestite, se vi va, non è che siete, già che ci siamo, sentiamo direttamente il sistema. Assessore, intanto c'è Chiedini, Lega Poco Marche, insieme ai colleghi delle altre centrali, intanto noi esprimiamo un grande apprezzamento per il lavoro come assessorato lei ha svolto, e siamo ben lieti insomma, di questo intervento perché è la prima volta in assoluto che c'è un marco FESR per la cooperazione. Quindi è un elemento che ci dà molta soddisfazione, devo dire che i suoi uffici hanno fatto un ottimo lavoro anche con la concertazione continua e costante con le parti. Poi sono state anche accolte le necessità della nostra strutturazione cooperativa macchinale, piccole e medie imprese, con una capacità di investimento non troppo elevata, per poter accedere a questo bando minimo di 15.000 euro, c'è stata grande attenzione. Quindi, assessore, mi complimento con lei, con la Giunta, per il lavoro che ha fatto. E un ultimo elemento che voglio sottolineare è anche l'attenzione rispetto alla prima volta, una sfida per il nostro sistema cooperativo, dare anche quel tempo, dal 18 di dicembre al 29 febbraio, per la presentazione delle domande, anche questo arco temporale da qui al 18 per approfondire, per studiare, per fare anche una verifica nostra interna rispetto alle progettualità delle nostre imprese, è un segnale di grande attenzione e quindi ribadisco grande apprezzamento per questo intervento. Grazie. E anche il suo richiamo all'ulteriore milione che abbiamo visto nell'assestamento di bilancio per l'annualità 2024, un intervento che probabilmente prevederemo a fine anno nel 2023. Una dotazione di 3 milioni e mezzo di euro per la cooperazione di questa giunta che ha in mente la crescita, lo sviluppo della cooperazione. Quindi la ringrazio a nome del nostro sistema. Grazie. Mauro Scattolini, Confcooperative Marche, ringrazio anch'io l'assessore, la giunta, il servizio e confermo tutto quanto ha detto il mio collega. Ci tengo a dire una cosa, che per la prima volta ci viene data la possibilità di partecipare al FESR e ricordo come negli anni passati ci veniva sempre detto che era impossibile per la cooperazione avere una riserva. E quindi accogliamo ancora di più oggi questa disponibilità perché è un segnale tangibile che la Giunta e l'assessore Antonini crede in questo settore che noi cerchiamo di rappresentare e di far crescere. E è una sfida importante perché il bando FESR è un bando sicuramente che ha una complessità e un livello di progettazione più importante. Da parte nostra cercheremo di assistere le imprese nella presentazione dei progetti perché qui è necessario avere un livello di progettazione più ampio, più grande, un'attenzione particolare di votazione, quindi non ci sottrarremo da questo compito. Prendiamo anche spunto e disponibilità da subito a una concertazione per lo sviluppo della nuova legge. Noi sapete tutti che la legge 5 è stata un po' il caposaldo della cooperazione, invidiata, se mi concede il termine, anche dalle altre regioni, quindi ormai è una legge che ha un po' di anni sulle spalle, quindi aggiorniamo, attualizzazione, no? Concertazione va benissimo, appena possibile potremo dar via una consulta che di fatto inizi i lavori, quindi un plauso da parte della nostra organizzazione e un grazie sentito veramente. Beh. Possiamo avere il nome del Cicchettini Lega Poco Marche. Grazie. Sono Fiorentini Annalisa, Poco Marche. Innanzitutto voglio un saluto del presidente Mauro Macchiani che è fuori
per impegni già fissati e improrogabili. Mi unisco anch'io a quello che hanno detto i miei colleghi, era un bando visto che era uscito, quindi diciamo, abbiamo le scadenze, abbiamo tutto, quindi è un bando molto atteso dalle cooperative, il servizio lo sa perché abbiamo più volte sollecitato l'uscita di questo bando e capire insomma la tempistica. Vedo che la tempistica è stata è ampia, quindi vuol dire che riusciamo, no, come hanno detto anche i colleghi, a valutare bene alcuni aspetti e a indirizzare al meglio le nostre associate. Non nascondo comunque il fatto che è nuovo, quindi è un festival e quindi dobbiamo anche abituarci a questo nuovo modo, abituarci al vecchio modo di ragionare con la legge 5, quindi questo nuovo modo anche per noi di approcciarci a questa legge, però sicuramente sarà molto attesa dalle nostre associate. Una sfida, è un punto di partenza e credo anche un sostegno per le cooperative che hanno bisogno di investire, hanno bisogno di essere supportate negli investimenti in questo momento molto difficile che hanno, no, in parte visto con la pandemia e che continuano comunque a vedere perché la situazione non è delle più rose in generale. Grazie. Bene, grazie. Se posso dire la parola anch'io, sono Francesco Lulizia, Unicop Marche, mi associo all'applauso dei colleghi, perché insomma non posso esprimere la nostra soddisfazione per il tanto impegno che la Regione Marche ha assunto con questo bando, cioè, al di là delle formule, al di là delle problematiche della rendicontazione, quello che emerge, diciamo proprio quello che diceva l'assessore, cioè un impegno nel riconoscimento reciproco, nel riconoscimento della loro della cooperazione. Un sistema economico che ha retto durante la pandemia, che ha assicurato i servizi sociali, ha assicurato l'inclusione lavorativa e quindi noi non possiamo che esprimere il plauso rispetto a questa misura, sicuramente poi avremo modo anche di intervenire sulla ulteriore disponibilità che ha dato l'assessore per le future misure. Quello che vorrei dire è che se posso sulla modifica della legge 5, che secondo me va la cosa che andrebbe maggiormente conservata, d'accordo a una revisione perché i tempi sono cambiati, però la legge 5 ci aveva un principio fondamentale, cioè tutelava la cooperazione che crea lavoro, l'opportunità di lavoro. Quindi questo deve essere perché oggi nel mondo della tecnologia non sempre l'incremento di investimenti tecnologici associato alla crescita dei posti di lavoro. Quindi noi dovremmo salvaguardare questa caratteristica delle cooperative che sono imprese che stanno sul territorio e che rispondono ai bisogni del territorio e della comunità. Quindi non posso che ringraziare l'assessore. Grazie. Bene. Allora. Dovete fare altre interviste video? Sì. E posso dire, assessore, quando parliamo di cooperative, Regione Marche, qualche numero, anche forse qualche specificità? Abbiamo fatto del monitoraggio. Che possiamo dire? Che numeri? Quanto pesano? 1500 cooperative c'erano. Quelle associate, diciamo, quelle associate. No, sono all'anno sono della Regione Marche, sono oltre 2000, tu mi sembra fatto pochi giorni fa una. No, dicevo quelle associate. Quelle. Associate che. Quelle che fanno parte di organizzazioni cooperative, come la Lega Coop, le cooperative, di Coop, eccetera. 2002. Cioè in generale tutte le forme di. Può scrivere oltre 2000, è scritta la Camera dei Commerci, di cui oltre 60. È difficile sapere, capire quanto occupati, non è semplice. È previsto una nuova legge dell'osservatore. È previsto. Sì, è previsto.
fate le interviste? Sì, sì.